qui davanti alla Agenzia delle Entrate. Credo che negli ultimi anni, e quando parlo anche di pensioni, viaggiano assieme. Un fatto è che non si è tenuto conto sicuramente nei rinnovi contrattuali di adeguare le pensioni davvero all'inflazione, le pensioni salari davvero all'inflazione delle detrazioni fiscali, per esempio, cosa che non è stata più fatta. E poi noi crediamo che gli interventi richiesti al governo siano il minimo per adeguare i salari a quello che la spesa corrente, insomma la capacità di spesa corrente, a premiare i furbi. Sono notizie recenti di qualche giorno fa, di ieri, ammissibili. Fare con Di Fianco Fratelli, delegato dell'RFU della Fama delle Facade di Cagliara. Come diceva chi mi ha presentato, i sindaci in questa battaglia sono in prima linea di fianco ai lavoratori. Come sindaco sarei dovuta essere al concentramento che c'è ad Ancona, perché le amministrazioni di Peredato e del Pesicetano sono ad Ancona. Ricordo il saluto di tutti i miei colleghi sindaci. Però sono venuta qua con i dipendenti della Buonfiglioli in Pullman, perché qua ci sono le maggiori aziende e quindi il numero più grande dei dipendenti lavoratori di Calderano. Ricordo io. Dicevo, non bisogna